Per questa puntata di Basement Café by Lavazza abbiamo chiamato due dei migliori storyteller d'Italia per un'intervista unica. Date il benvenuto a Gemon e Federico Buffa. Game on. Esatto. Game. Esatto. Sei il primo, on. Sei il primo che lo dice. Grandissimo. Assolutamente. Ciao Gianlu, come stai? Tutto a posto, tu? Ciao. Ciao Federico. Grazie. Come state? Bene. Prima volta che vi beccate? Mm-hmm. Ma tu lo conoscevi già? Che dici? Mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, gli ho detto guarda, vorrei invitarti a Basement Café e vorrei metterti in coppia con Buffa. E lui mi ha scritto che figata. Federico, chi è la persona da cui hai imparato di più? Involontariamente e con molta conflittualità mio padre. Finché è stato in vita io non volevo essere lui, nel modo più assoluto. Non avevo un rapporto semplice con lui, anzi, anche se mi accorgevo di che influenza potesse avere su di me. Non l'ho mai sognato in vita. Da quando non c'è più lo sogno spesso e quando è stato sul suo lettino alla morgue e io gli ho parlato per mezz'ora, aveva questo piccolo strumentino di plastica per evitare che la mascella gli cadesse, ho passato 45 minuti con lui e sono i cosiddetti 45 minuti della riconciliazione. Se non ti riconcili con la persona più determinante della tua vita, secondo me è destinata a naufragare, comunque uno scoglio lo trovi, un Titanic che affonda c'è sempre nella tua esistenza. Allora lì mi sono detto, ok, adesso mi sento più liberato dalla sua presenza. Da adesso in poi voglio assorbire le cose importanti che mi ha lasciato. E quindi da lì in poi la mia vita è cambiata. Era del 2007. Chi è stato il tuo capitano nella tua vita? Fai uscire il rapper che è in me, però io. Ok. Perché il rapper è autoreferenziale. Sì. Ok. C'è un video che io guardo spesso, che è un video di Giannis Antetokounmpo a bordo campo durante un allenamento e dice a chi lo sta riprendendo: guardami, sono solo. Sono solo, guarda i miei compagni che si stanno allenando lì, guardami, sono solo. Non piaccio a nessuno. Però ogni giorno devo venire qua, devo ricominciare da capo e fare tutto il possibile. Poi sicuramente lui ci ha messo un bel accento sopra, perché in realtà poi sembra anche uno che richiede tanto a se stesso, però anche molto simpatico. E io quella parte lì la vedo, nel senso che è stata ricercare quello che mi interessa è la versatilità. Okay. Trovare più forme espressive possibili nei modi che mi piacciono, no? Cioè riuscire a dire quello che ho dentro in diverse forme, no? E spesso è passato per l'autodeterminazione, cioè crederci io, anche quando io non ci credevo. Quindi sì, sono stato un pochettino il mio capitano e lo sono e lo sono ancora. Da chi cercavate approvazione quando avete iniziato a fare il lavoro che fate? Io ne ho fatti tanti. Se tu entri in un mondo molto precedente a te, dove tu arrivi oggi con decorrenza domani, le persone che sono dei professionisti del settore in un modo o l'altro devono farti capire se stai facendo bene o se non stai facendo bene. E c'è modo e modo di dirtelo. E nel mio caso sono stato molto fortunato perché mi è stato detto in una maniera propositiva. Io continuavo a fare la domanda: come ci dobbiamo comportare in questo caso? Okay. Cioè, per esempio, stai facendo uno spettacolo in Lombardia e non so, ci sono 900 spettatori. Poi vai a Augusta, Sicilia, paese d'origine, cittadina d'origine di Fiorello. Ci sono 18 spettatori in un teatro da 1200 posti in velluto verde e sembrano gli ultra spolacchi in trasferta, sono messi a testuggine tutti e in 2 ore e un quarto di spettacolo non dicono una parola.
zero, non c'è nessuna reazione. Cioè la sensazione è che non parlino neanche la lingua che stai parlando tu. Così io chiedo al maestro Alessandro Nedi, che è quello che c'è sempre stato negli spettacoli di Cerio, come ci si comporta. E lui mi fa, perché? E non lo so, cioè, si cambia atteggiamento? Nell'istante in cui tu cambi atteggiamento, perché ci sono 14 spettatori invece che 800, 900, tu hai finito di fare questo lavoro. Quindi tu ti comporti come se ce ne fosse uno o anche nessuno. E sempre lui, recentemente, eravamo a Carbonia, che è una città difficile. Arrivi a Carbonia e magari fai classico atteggiamento. Potevamo stare, e invece è una lezione andare a Carbonia. La gente ti viene incontro e ti stringe la mano con due mani e ti dice, noi qua non abbiamo niente, non abbiamo né la televisione via cavo del satellite. Per andare dal Cagliari devi andare a Cagliari a vedere la partita. Ognuno che viene qua ci porta qualche cosa, ci fa un gran favore. E io, pietrificato, come dire, grazie, scusate, io magari alle volte noi pensiamo, dici, fai una cosa che genera empatia, cose di questo genere. Poi andiamo al ristorante e non c'è quasi niente in delle cose che abitualmente prendiamo. E il maestro mi dice, questo è il teatro. Dove eravamo ieri sera? Lì. E? È. Qui? Cioè, non importa, questo è il teatro. Il teatro è molto superiore al fatto che poi dopo puoi andare in un bel posto o vieni da un bel posto e quello dopo no e domani. No, no, lo spettacolo è lo stesso, sempre quello. Tu sei sempre la stessa persona. Tu ti devi dare quello che hai tutte le sere. Ti va bene? Ti va male? Non importa. Il teatro è questo. Andare. E l'ha detto in maniera migliore, però più flautata. I live sono la stessa cosa? Sì, sì. Quando ti è capitato di fare date dove non c'era nessuno, che cosa pensavi? Pensi, guarda, ci sono due atteggiamenti nella vita, dare la colpa sempre agli altri oppure riflettere verso se stesso. Io sono uno che riflette su di sé, diciamo, quindi non ho iniziato a dire è colpa dell'organizzatore, del manager, ma molto è cambiato nel momento in cui sono diventato responsabile di una squadra di 14 persone che vengono a live con me, più quelle che sono alla scrivania. Cioè, diventare la faccia, il leader, diciamo, di un gruppo comporta anche che devi tenere il morale alto, non deve trapelare la domanda che stai facendo a te stesso e ci devi credere anche nel momento in cui non ci stai credendo. Cioè, e ripetere il meccanismo. Io poi credo tantissimo in questo, cioè nella ripetizione. Lavoro così tanto alle prove quando metto su il live, lavoro tanto perché poi voglio che, sì, si cambiano sicuramente delle virgole in corsa, ma voglio che facciamo quello che ci siamo immaginato, tutto bello collegato, con momenti anche di un quarto d'ora, 20 minuti in cui non smettiamo mai di suonare, cioè che le persone vedano dal vivo una cosa che non esisteva. Cioè, non esisteva sul disco. Quindi è molto simile. Quando i posti sono vuoti, ti domandi dove hai sbagliato, se hai sbagliato. E però anche in questo devo dire che è ciclico, cioè fa parte del gioco. Pensare che ci siano sempre solo, come mostrano i social, sold out di continuo, per sempre, è una situazione, diciamo, di droga per il tuo ego che prima o poi ti farà comunque schiantare nel muro, perché arriverà un momento in cui ci sarà meno gente per un motivo o per un altro e ci rimarrai molto più male. Invece se sei preparato a questo, questo fluttuare, sei capace di dare cose diverse anche nei posti in cui c'è meno gente, forse addirittura di trovare a volte una motivazione in più. Poi è estremamente più difficile performare di fronte a posti con poche persone o comunque non del tutto pieni. Nessuno mi venisse a dire che fare il primo maggio a Roma è una cosa difficile. C'è una grande emozione, ma dopodiché c'è una distesa in forme di persone. Non è come cantare con 10 persone davanti che devi guardare negli occhi e pensi chissà questo che starà pensando di quello che sto dicendo. È un altro sport. Federico, perdonami se sbaglio, la memoria non è il mio forte. Perché? Io sono stato a vedere, un tuo spettacolo in Triennale. Parlavi forse di uno dei rigori più importanti della storia. Ad un certo punto tu parli dell'influenza del popolo afroamericano nei confronti del mondo e citi Kendrick Lamar. Sì. E il brano All Right di Kendrick Lamar. Assolutamente.
Che bella memoria, grazie. Ah, vabbè, io sono un tuo grandissimo fan. E in quel brano Kendrick dice che le cose andranno bene, si sistemeranno. Tu ti guardi attorno, pensi a questo mondo, pensi la stessa cosa, le cose andranno bene, si sistemeranno. Guarda, per rimanere nel tema, l'uomo che convince Colin Kaepernick nel 2016 a stare in ginocchio durante l'inno nazionale americano è lo stesso che aveva convinto Smith e Carlos 50 anni prima a fare quel gesto a Città del Messico, con una differenza sostanziale. Quei due là sono persi nello spazio. Persi nello spazio. Colin ha avuto il supporto della comunità degli atleti afroamericani con LeBron, che credo abbia detto alla Nike, gli date 1 milione all'anno, scusate, ha parlato per tutti noi, non giocherà mai più un minuto nell'NFL, quindi questo ha speso la sua vita lì per tutti noi, e mi sembra che quelli siano i 50 anni e la differenza sia lì, ma dai 50 per cui hanno alzato il pugno quei due là, al motivo per cui Colin si mette in ginocchio nel 2016, ha ragione il professor Edwards a dirgli guarda che devi farlo tu o uno come te, perché non è cambiato così tanto. Mm-hmm. Se siamo ancora qui, ci sarà un motivo per cui noi dobbiamo sederci, fermare il mondo sempre durante l'inno nazionale. Perché durante l'inno nazionale sei intoccabile. È il motivo per cui Jesse Owens nel 36 venne fatto correre la prima frazione della 4% che non aveva mai corso nella sua vita. È perché Goebbels avverte Avery Brundage, che era all'epoca il presidente del CIO americano, del Comitato Olimpico Americano, ma poi diventerà di quello internazionale mondiale, e abbiamo paura che i vostri due atleti ebrei, che erano il terzo e quarto frazionista della 4%, sul podio possano inscenare una manifestazione di solidarietà per gli ebrei che vivono in Germania in questo momento. Siccome noi non abbiamo molto piacere, preferiremmo che voi vi comportaste di conseguenza. Ed ecco per cui Owens e Metcalf, che non aveva mai corso una staffetta nella loro vita, entrambi afroamericani, contano in prima e seconda frazione. Quindi cosa fa il professor Edwards? Dice, hai visto l'inno? È quello il momento dove siete tutti visibili, siete su un podio e nessuno vi può toccare perché c'è una sacralità. Ma se c'è una sacralità e sei intoccabile, allora ti puoi esprimere. Le cose andranno bene? Se me lo chiedi adesso, ti do una risposta. Se me lo chiedi domani mattina, non lo so. Dipende. Ogni giorno ho una sensazione diversa, è un pochino ondivaga. Alla fine sei portato a credere che gli esseri umani troveranno una soluzione, però più il tempo passa, meno la vedo. Però io vengo da solide radici nel secolo scorso, quindi non sono un contemporaneo. Sono solo uno che sta vivendo adesso, che è molto diverso dal punto di vista di che cosa vedo nel futuro. Grazie. A proposito di dove vieni, faccio vedere un film sulla vita passata. Aia. Io ucciderò per te, farò una strage, violenterò e saccheggerò per te. Io sono merce pregiatissima! Io mi faccio tutto il campo! Se uno viene contro di me e cerca di ammazzarmi, sai che mi dico? Fatti ammazzare, ma prendi la palla! Corri, prendi, touchdown! Io non gioco, faccio miracoli! Io voglio solo sapere, ci stai o non ci stai? Io sono dell'Arizona, Jerry, ho battuto i record dell'Arizona! Rod? Sono andato all'università dell'Arizona! Rod. Sono un Sun Devil, fratello! E ora vuoi i dollari dell'Arizona? Sì, esatto! Io capisco quello che dici. Jerry, io sono qui a lottare con le formiche! Ho le formiche che mi vanno su e giù per il corridoio! Nella stanza di mio fratello Tipi c'è un... Che roba è? Rod! C'è un allagamento nella stanza di Tipi! Resta in linea! Saluta Jerry Maguire! Rod, ascolta! Ciao, fratello Maguire! Ciao, Tipi! Jerry, la mia casa cade a pezzi! Nessuno pensa a Rod Tidwell! Non sappiamo dove andremo a vivere tra un anno! E io invece dovrei essere tra le superstar! Rod! Ho bisogno di una tua decisione, ci stai o non ci stai? E sarai felice di non essere rimasto con Bob Sugar, scondato. Perché io sono il dio dei Terminator! Io devo dare un esempio, Jerry! Senti? Io voglio rimanere in Arizona! Voglio il mio nuovo contratto! Ma tu mi piaci! Sì, tu mi piaci, Jerry! Piaci anche a mia moglie! Sei gentile con lei! Io resterò con te! È meraviglioso, sono molto felice! Ti stai ascoltando? Sì! Ecco quello che faccio per te! Dio ti benedica, Jerry! Ma tu per me farei questo! Mi ascolti? Jerry! Sì, cosa posso fare per te, Rod? Devi solo dirmi... Cosa posso fare per te? È molto personale! Una cosa molto importante! Accidenti, è un fatto di famiglia! Sei pronto, Jerry? Sono... Bene, adesso te lo dico, fratello! Ecco qua! Coprimi di soldi! Tu nella tua vita passata sei stato un Jerry Maguire? Sì.
Ed è per quello che mi diverte, a parte che quella scena è perfetta, sì, sì. Dove l'attore più pagato è quello meno bravo, tra l'altro, sì, secondo sì, me. Ed è un, io penso sempre, vale anche per lui, il vantaggio che hanno loro di avere l'inglese rispetto all'italiano, che è una lingua molto più bella, ma molto meno pratica. Quello che lui dice realmente è show me the money. Show me the money. Show me the money è già una musicalità diversa di fammi quello che gli devi. Coprimi di soldi. Coprimi di soldi. Chi coprimi di soldi. Non è la stessa cosa. Non solo. Io avendo avuto rapporti con atleti come quello interpretato da Cuba Gooding, che secondo me è fantastico, ho tante volte sentito ragionare così con la moglie lì di fianco che sta dicendo a lui no, no, ti devi imporre con quello là, eh. Quello là ci deve far guadagnare per questo e quest'altro. Proprio sono scene che ho visto tutte. Fantastico. Il problema è che le mie prime sono state dall'altro lato, ovvero sia che erano giocatrici e non giocatori. Okay. E le giocatrici sono sisters molto diverse. Per esempio, la sorella di Dennis Rodman, Debra Rodman. Io Debra Rodman non me la dimenticherò mai nella mia vita. Debra Rodman mi ha spiegato un mondo a cui io credevo di poter accedere. Lei mi ha detto, culo bianco, mettiti da parte che se lo zia ti spiega com'è. Ovvero sia, Dennis, siccome il papà se n'è andato come da tradizione, è il fratello piccolo e ci sono le sorelle. La mamma deve decidere a chi dare il fucile, perché siamo nel quartiere, diciamo, piuttosto complesso dove vivere. E naturalmente Dennis, quando arrivano e cercano di entrare in casa, va sotto il tavolo. E Debra e sua sorella sono quelle che sparano. E io dico, beh, se, chiaro, sei cresciuto in questo modo, tendi a essere leggermente conflittuale. Cioè, Debra è fortissima, ma molto difficile, umanamente quasi impraticabile. Finisce nella provincia italiana, Viterbo, Ancona, una volta alle 3 del mattino, in era pre-cellulari, suona il telefono, io ho capito che deve essere una come Debra, possibilmente Debra, però stranamente ha un spiccato accento marchigiano. C'è Bodia sta signora che la monezza non me la deve buttare in casa? 3:15 del mattino. Poi mi passano Debra, che naturalmente non propriamente in inglese shakespeariano, mi spiega quali problemi sta avendo. Io lì imparo un sacco di cose, a parte che lei mi ha proprio insegnato delle cose, imparo a vivere con questa fisicità dell'esistenza che hanno loro. È una fisicità che trasmettono in ogni secondo della loro vita, da come impugnano la tazza, a come parlano, a come giocano, a come interagiscono. Una fisicità dove se tu sei cresciuto a Milano in una famiglia medio borghese tu non hai idea di che cosa sia. Invece la strada, il confronto, la possibilità si può morire per 5 minuti perché sei sulla traiettoria di una pallottola. Cosa hai imparato andando in America? Andiamo. In cosa sono così tanto diversi da noi? Per loro quello che conta di più è l'opportunità. L'opportunità, l'opportunità. The opportunity, the land of opportunity. Quindi tutto persegue anche questo, creare le opportunità e giocarsela, perché si è in tanti, si sgomita e quindi magari non ce n'è un'altra di chance. Ne stavamo parlando prima. Sai, quando stavamo parlando del fatto che ero andato sul set di una, diciamo, serie che si chiama The Get Down, sì, di Baz Luhrmann. Bel privilegio, sì, eh? Sì, niente male, non mi posso disperare. Parlando, diciamo, con alcuni degli attori, mi chiedevano come mai sei qua, cosa fai. Dicevo, sono un ragazzo italiano, diciamo, in realtà faccio musicista, nato in una piccola città, ho iniziato facendo il rap, ma ovviamente, diciamo, nel 1994 ad Avellino, diciamo, non è che non c'erano, diciamo, grosse metropolitane che passavano, e loro mi dicevano: "You should write a movie about this. You should write a book." Cioè, era tutto un "tu hai una storia da raccontare, devi scrivere un film." Questa prontezza, diciamo, nel racconto è, per me era un fatto incredibile. Super citazione, secondo me. Ovvero sia, non esiste una cultura, non è mai esistita una cultura, magari la Grecia del 500 avanti Cristo, dove in assenza d'altro tu continui a fare uno storytelling esistenziale. Gli americani continuano a raccontare attraverso uno storytelling ed è fondamentale saperlo fare, perché tu ti autorappresenti e rispondi di quello che fai, ma vuoi essere anche valutato per quello che fai. Sì, sì, è vero. E questo veramente è semirivoluzionario per gli europei. È una cosa che loro hanno, è veramente una questione di opportunità. Io credo che ultimamente gli americani abbiano perso la direzione, perché in questo momento privilegiano più la libertà della democrazia.
Quello che non puoi toccare agli americani è la libertà. Sì, sì, è loro vogliono essere nella condizione di... L'articolo è uno della Costituzione americana, e cioè la possibilità di esprimersi incondizionatamente. E questo in questo momento sta, secondo me, andando su una deriva eccessiva, cioè la mia libertà batte qualsiasi altra cosa. Sì, e sì. Questo, secondo me, è il momento in cui gli Stati Uniti devono decidere da che parte vogliono andare. Però è sicuramente così, come dice lui, e sono felice per lui che sia potuto andare su un set che, dove io sarei andato veramente a nuoto per vedere prima come lavora Baz Luhrmann, che credo che sia un discreto perfezionista. Secondo, se c'è musica anche quando non sono in azione, perché io credo che ci sia comunque, perché c'è un ritmo, immagino, di quel posto. Giochino. Allora, vi dico un nome di un personaggio o un evento dello sport e della musica e voglio sentire un vostro commento. Gemo. Tedua. Talento. Mi piace proprio il fatto che lui abbia questa urgenza di esprimersi, ma che intravedo che lo può, vuole fare in tante maniere diverse. Quindi non penso che rimarrà solamente a fare il musicista, già sta facendo l'attore. Questa cosa mi piace. C'entra con quelli della sua, diciamo, infornata generazione, diciamo, di rapper, ma anche no. Forse per quello gli altri colleghi lo rispettano. Quindi ho un grande rispetto, mi piace quello che fa, mi piace, si distingue, c'è la sua firma. Anzi, gli auguro proprio le cose più grandi. Federico, facciamo finta che la prossima è un'immagine, un poster che c'hai tu nella stanza, c'è scritto questa frase: LeBron James o Michael Jordan? Qual è il commento di Federico Buffi? È come Maradona o Pelé. Cioè, conta di più il valore complessivo delle tue doti o se tu hai inventato un modo di giocare? Hai capito? No? Si può valutarla così? Sì, sì. Cioè, Michael Jordan inventa un gioco che non c'era prima e soltanto per questo ha un valore tale che i due epigoni vogliono o come Kobe proprio si muove come lui o l'altro porta il numero. Vuol dire che tu hai preso la storia, l'hai scolpita e tutti quelli che vengono dopo di te guardano come hai fatto tu. Può succedere che un epigono arrivi magari anche in altri luoghi, ma dal mio punto di vista è un fatto filosofico. Se guardo lui così tanto, ci sarà un motivo, perché inventare una cosa che non esiste, mostrare una strada che non era percorsa prima, diventare per la prima volta nella storia dello sport un'azienda che poi diventa più importante della Lega, perché c'è un momento in cui Jordan è più importante dell'NBA, ed è qualcosa che tu non puoi superare perché lui l'ha fatta per primo. Poi si può entrare negli aspetti tecnici, allora lì ogni opinione è valida, però quella secondo me è la chiave per cui lui è così differente da tutti. Risponderò sempre così. Direi. Me ne vado e se lo fai la tua. No, risponderò sempre così. Andiamo. Kanye West. Controverso, come un artista deve essere. Diciamo, è come un artista che dura deve essere, quindi ci sono anche fasi in cui lo elevi a semidio e altre fasi in cui lo detesti. E non lo capisci, sei totalmente... sei preoccupato per lui, lo ignori, però questo vuol dire che ti ha accompagnato a lungo. Certamente una persona che ha aperto infiniti numeri di porte, cioè anche a me, per me, nella mia testa. Quindi è molto difficile stargli dietro nelle follie del suo ultimo periodo. La cosa che mi è dispiaciuta di più, forse quello che mi ha fatto, al di là delle sue ultime esternazioni, ma stati dei frammenti del documentario, soprattutto nell'ultima fase, diciamo, di preparazione dell'ultimo disco, dove era nei meeting con, non so, credo che erano, insomma, persone che compravano e rivendevano proprietà, da persona, diciamo, che ha avuto problemi di salute mentale. Vedevo proprio una persona in grande difficoltà e tante persone che se ne approfittavano. Questa è la parte finale della sua carriera. Prima è mastodontico. Quello che lui diceva
di Jordan andrebbe detto di Kanye, andrebbe detto di Beyoncé, nel senso che è cambiata la cultura pop grazie a queste persone. Sì. Cioè, non sono degli artisti di genere, è cambiata la cultura pop. Vero. Anche il pop italiano è infuso di musica nera, ma è perché, diciamo, gli artisti più grandi del mondo nel pop, diciamo, tra virgolette, negli ultimi anni sono stati quelli. Quindi questi hanno cambiato il corso delle cose, cioè non c'è niente. Hanno scritto un pezzo di storia comunque molto 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 importante che ha fatto la differenza. Quindi no, quello non lo posso negare ai Kanye. A volte è disturbante, ma sicuramente molto intrattenente. Il tuo ultimo? Sempre un poster nella tua stanza. In questo poster però ci sono due tra i più grandi numeri due della storia, Smoking Joe Frazier e Foreman. Un commento. Non considero Foreman un due. Ok. Perché se lui, dopo aver perso il match della vita, ridiventa campione del mondo, non è un due. Non è un due. Nello spettacolo Night in Kinshasa noi ci permettiamo di andare a recuperare la famosa telefonata che si fanno a Lee e lui, perché lui è ormai soltanto un predicatore ad anni di distanza dal match perso, perché non ha più dentro niente, perché quel giorno è morto, e lui è su un, come faceva Malcolm X, su un cestino, su una cassetta di qualcosa, e sta diffondendo la parola del Cristo. Per motivi misteriosi a Lee e Lee lo vede, si incontrano per la prima volta da quel round e si scambiano delle opinioni, si danno i numeri di telefono, e come faceva Muhammad Ali all'epoca, si divertiva a chiamare e registrava le telefonate, ma non per sé, registrava le telefonate per i figli, e ne aveva tanti, di modo che sapessero ad anni di distanza che cosa il loro papà diceva con una personalità come George Foreman. La telefonata è una delle cose più belle che io abbia letto nella mia vita, ne abbiamo estratto dei pezzi, dove Ali riconosce a Foreman perché è così grande e gli dice: guarda che tu sei ancora giovane. A un certo punto gli chiede: quanti anni hai? Tu potrai ancora diventare campione del mondo, perché tu, e gli spiega cosa succederà nella sua vita. Foreman prende ed esegue, non è un due. L'altro è un fantastico due. Smoking Joe Frazier è un due. Ma se tu vai a vedere quello che è il vero match del secolo, cioè Ali Frazier One al Madison Square Garden, dove per la prima volta su un palcoscenico come il Madison Square Garden compare la borghesia nera, che non era stata mai vista in un luogo e che poteva comparire soltanto a New York City in quell'occasione, tu vedevi chi erano gli appassionati di Frazier e chi erano gli appassionati di Muhammad Ali, e c'è proprio una differenza sociologica. Quindi se tu sei stato il primo nero che ha portato la borghesia nera a spendere dei soldi per andarti a vedere, sei un due, perché alla fine vince sempre quell'altro, sì. Ma nel match più cruento della storia del pugilato, cioè il match di Manila, quando sono andato in quell'arena e io avevo proprio quel match in testa, dove oggi non potrebbe finire così, ma allora stanno morendo di fatto, e quindi è il manager di Frazier getta la spugna, e Dundee dirà: per fortuna, perché stavo per farlo io, e di fatto è così. Cioè, i due manager dicono: qua, se continuano ancora, uno dei due muore. Perché quel match, quando vediamo il match, non so, dal film che cambia la storia del cinema sportivo, Toro Scatenato e Scorsese, che mette la macchina da presa sul ring, tu vedi, però la realtà non è quel numero di colpi. Il match di Pesi Massi non è così come quello cinematografico. Quello lì invece no. Quello lì è un match cinematografico, il numero di colpi che si danno è molto superiore alla media di un match di questo genere. Sono due che stanno combattendo per un'altra cosa, stanno premendo per una supremazia, una sopravvivenza, qualunque cosa sia. È un match folle, e quindi lui lo perde e questo lo relega a due. Ma premesso che la guardia del corpo che era davanti allo spogliatoio di Muhammad Ali sta giocando alla roulette russa, sbaglia, si spara, Muhammad Ali arriva e c'è questo qua per terra in un lago di sangue. Già questa la rende la notte così. Vanno dalla parte di Frazier a dire: guarda che Muhammad Ali sta andando in conferenza stampa. Cazzo, allora devo andare anch'io.
E però Frazier riesce a dire, sì, sì, ok, ha vinto, ma guardatelo, è merce avariata. Dai, dov'è che riesci a mettere in due ore della storia dell'umanità tutte queste cose? Cioè, sono delle cose incredibili. Quindi è vero, ha perso, però non puoi non avere una sorta di empatia nei suoi confronti, perché questo qua rappresentava un mondo rurale del sud che non c'è più, il motivo per cui il suo gancio sinistro era così irresistibile ed è il motivo per cui Ali va giù al primo match, è perché lui è caduto mentre faceva un rodeo su un cinghiale, è caduto all'indietro, si è fratturato il gomito e naturalmente la famiglia Frazier non ha i soldi per curarlo, quindi lui di fatto non articola più il gomito come potrebbe. In compenso, quando sale sul ring è il più grande gancio sinistro di tutti i tempi, perché di fatto arriva senza niente. E sua moglie si sposa ma non ha l'anello perché non ha i soldi, una sorella glielo presta. Pensa a un'America rurale del sud così, con che animo viene? Quindi lui perde perché quell'altro è più bello, perde perché quell'altro ha più fantasia, ma in realtà quelli lì non hanno veramente perso, perché hanno rappresentato chi erano sino all'ultimo giorno. Grazie. Ci vedremo un film dove il protagonista è stimato da molte persone, non per quello che fa, ma per quello che rappresenta. Ok. Per i miei antenati! Oh mio Dio! O siete voi? Non ci posso credere, oddio! Vostro servo, vostra altezza! Smettila di inchinarti, per favore! Io sono un devoto e fedele suddito di Zamunda! Sì, va bene, ma ora alzati e cammina, Lazzarone! Questo è il giorno più straordinario della mia vita, altezza! Sì, anche per me è stato un vero piacere conoscerti! Davvero! Scusami! Per favore! Vi prego! Ma... posso scattarmi una foto insieme a voi? Sì. Sì. Oh. Non so come ringraziarvi. Ricorderò questo incontro meraviglioso per il resto della mia vita. Grazie. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Per il resto della mia Grazie. Vita. Prego. Grazie. Grazie. Prego. Grazie. E quello chi era? Ma, che ne so, era uno che ho conosciuto al gabinetto. Gammon, hai mai chiesto una foto o un autografo a qualcuno? Chi era? Sì, sì, ne ho chieste diverse, ho almeno due belle storie. Uno, diciamo, dei miei eroi musicali è Andre 3000 degli Outkast e l'ho beccato in aeroporto a Terminal Sperduto di JFK. E nell'incredulità di tutti io l'ho fermato e mi ci sono fatto una foto e tutti hanno detto: hai avuto il coraggio di fermarlo? Dico sì, perché no? Questa è la prima, ma in realtà la storia, diciamo, del mio incontro a Manhattan con Spike Lee è più divertente, perché gli chiedo una foto in un punto dove c'era un po', insomma, non potevo non farmi una foto con Spike Lee, in un punto in cui c'era un bel po' di gente, e lui mi fa: usciamo da qua, facciamo due passi. Dico: ok, facciamo due passi. Chi sei, da dove vieni? E poi faccio: musicista, sono italiano. Oh, ok, di dove? No. Quindi camminiamo. Gli dico: stasera vado al Madison Square Garden a vedere una partita di pre-season, non penso che tu verrai. E lui mi fa: no, non vengo. Comunque hai il cappello sbagliato, perché questo è un cappello dei Mets. Bisogna comprarne uno dei Knicks, ti accompagno, qui dietro c'è un Leeds. Dico: ok, attraversiamo, camminiamo, arriviamo nel negozio, non c'erano i commessi, in quel momento erano forse dietro, non lo so. Mi fa: questa è la parete della NFL, questa è quella dell'NHL, qui c'è l'NBA, trovi i cappellini dei Knicks. Ciao, ti saluto. E io sono rimasto lì nel negozio così, esce la commessa e mi dice: ti posso aiutare? Dico: devo comprare un cappellino dei Knicks perché mio amico Spike Lee mi ha... Lei mi fa: ok. Bellissimo. Questa è una bellissima storia e quindi avrò sempre questa foto che vedrai. Cioè, ho un cappellino dei Nets. Dei Mets, non dei Nets. Dei Mets. Bellissimo. È una bella storia. L'idolo che sei stato più felice di conoscere? Vai, raccontami la storia.
Una volta erano gli sportivi, sicuramente. Adesso possono essere in altri campi. Devo dire, è sempre difficile incontrare, perché non è chiedere un autografo, chiedere un autografo è una cosa che dura un secondo. Sì, sì. È quando li conosci per davvero, tu hai una visione di queste persone che sono potenti, sono determinati, sono centrati, padroni della terra su cui camminano. Poi invece, come tutti gli esseri umani, non è così. Hanno limiti come li abbiamo noi, tendi a idealizzare le persone. Quindi hai sempre un po' paura a conoscere una persona che hai idealmente idealizzato. A me è piaciuto Paolo Maldini perché secondo me si comportava fuori dal campo in maniera abbastanza simile a come era in campo. Cioè difficile, difficile, però veramente cammina con orgoglio. Tu ti accorgi un essere umano che cammina con orgoglio. Io mi ricordo che ero in Iran e c'era a teatro in Iran una storia, penso semi-mitologica, e il personaggio principale assomigliava ed era scritto Paolo Maldini. Cioè, i persiani sono degli ariani e quindi l'ariano con gli occhi azzurri gli fa ancora più impressione. E Maldini era rappresentato come un personaggio del mito, di fatto, per questo incedere, per queste fattezze e cose di questo genere. E sull'affiche c'era Paolo Maldini, è uno che gli doveva assomigliare. Io credo che ci siano questi esseri umani che ogni tanto passano e che segnano qualcosa, ti restano impressi per qualcosa. Se possono farlo gestualmente o artisticamente, lasciano più il segno. Però se dovessi mai tornare indietro nella mia vita e mi chiedessero c'è uno che tu vuoi incontrare nella tua vita, io direi Mohamed Ali. Mohamed che Ali. Probabilmente ti lascerebbe un po' perplesso per alcune cose, però io vorrei vedere lui com'era veramente. Vorrei passare un po' di tempo a vedere come si comportava nella sua vita. Il più grande sportivo di tutti i tempi. Secondo me non solo sì, nettamente sì. Nettamente. E la domanda è, ma potrà mai rinascere un altro Mohamed Ali? Non è un fatto tecnico, è un fatto temporale. No, perché bisogna nascere in quel periodo. Corretto. Lì. Perché magari uno tecnicamente come lui potrà rinascere, ma quel periodo lì non lo può più riavere. Ne parlavamo l'altra volta con Roberto Saviano nel backstage e ci chiedevamo, non so se è corretto, perché gli sportivi di oggi non hanno più quel coraggio. Beh, c'è un mondo che si divide in due da questo punto di vista. Quando Michael Jordan dice la frase anche i repubblicani comprano le scarpe. Sì, anche Saviano l'ha citato. Lui dice quella frase, il mondo che lo ha preceduto entra in una fase successiva. E cioè, siamo di tutti. È molto difficile prendere una posizione. Io, per esempio, non sono un grande fan dell'inginocchiarsi dei calciatori all'ultimo europeo, perché tutta la forza, la fatica, il rischio che c'è nell'inginocchiamento dall'altra parte alla Colin Kaepernick, tu non lo corri, tu ti stai semplicemente sedendo per terra. Colin Kaepernick non lavora più. Vero. Cioè, quindi c'è troppa distanza tra uno stesso gesto con la conseguenza che ha. Sono quindi d'accordo. Non mi piace tanto l'imitazione di un gesto se non stai rischiando niente. Sono d'accordissimo. Spesso si dice che gli artisti hanno una responsabilità nei confronti delle generazioni, delle nuove generazioni, dei ragazzi a casa, no? A volte gli si dà anche la colpa, si dice se i ragazzi fanno questo è a causa degli artisti che seguono. Tu sei d'accordo con questa cosa? Nel tempo ho avuto sempre opinioni diverse, lo sai, ora sono, sento di più che gli artisti non sono i genitori degli ascoltatori, sono abbastanza, ma mi piace quando un artista si prende la responsabilità di dire delle cose, diciamo, importanti o di mandare, diciamo, indirizzare le persone che lo seguono su temi importanti, su temi profondi, quello sì, cioè, altrimenti c'è solo la parte dell'intrattenimento e finisce la parte della profondità, diciamo, culturale. Quindi, per esempio, io sono uno che la prende molto seriamente questo genere di responsabilità, cioè di dover dare alle persone che mi seguono quel qualcosa. È una cosa che proprio sento
la sento forte e oggi l'abbraccio, cioè so che è la mia parte istintiva. Quindi che produca soldi, non produca soldi, cioè nel senso produce sicuramente soldi, nel senso è anche il mio lavoro, ovviamente. Dico che produca numeri, numero uno, platini, non platini. Diciamo, io ho abbracciato la mia responsabilità e di fare questo, l'ho proprio scelto. Quindi concordo tantissimo con Game On, ovvero sia il potere cognitivo della musica. Noi impariamo molto più facilmente, soprattutto nella nostra fase della vita, da un artista che canta rispetto a quello che ti sta dicendo un'altra fonte di conoscenza, perché lui arriva in un altro modo. Mm-hmm. E ti dice una cosa che tu dici, sì, quello che volevo dire io. E alle volte può essere una frase, sì. È vero. Però loro sì che hanno veramente incidenza sul mondo giovanile. Capita anche a me come ascoltatore, no? Quindi c'è dei momenti in cui voglio solo essere intrattenuto, degli altri momenti. Dovremmo fare, poi questo è un discorso, diciamo, che possiamo fare tranquillamente sul rap soprattutto, ok? Mm? Io ho guardato diverse volte Scarface, ma non sono uscito col mio cane, non mi è venuta voglia di sparare a nessuno. Sì. Sono riuscito a soppesare le due cose, quindi è sempre, diciamo, come l'attitudine con cui tu ascolti le cose e riesci a fare una distinzione, i valori che hai quando non riesci da solo perché sei troppo piccolo, hai dei valori, come dire, alle spalle con cui riesci a distinguere. Quindi non c'è niente che non penso che gli artisti debbano essere i genitori. Ci sono dei messaggi che sono diseducativi e basta, perché sono stupidi, quindi un messaggio misogino è misogino e basta, quindi è stupido, punto e stop. Un messaggio dove un artista parla, che ne so, di oggi sono un po' giù, quindi prendo degli psicofarmaci per calmarmi. Posso essere non d'accordo. Cioè, nonostante non penso, non bisogna fare del tutto cattiva educazione su delle cose che sono un po'. Però sulle altre cose, anche le droghe, sta ad ognuno, diciamo, non magnificare. Cioè, anche io potrei dire un sacco di cazzate nelle canzoni, non mi prendete troppo seriamente. Federico, tu che responsabilità hai nei confronti di chi ti ascolta nel lavoro che fai? Quali sono le tue responsabilità? Io sono un solitario, uno schivo, non, raramente mi metto in questa lunghezza d'onda. Però ultimamente, avendo più rapporti con le persone a cui arrivi, perché un conto se tu sei dietro uno schermo, sei una voce, e soprattutto in un'era molto precedente a questa, dove c'era molta meno interazione, fai il tuo lavoro, te ne vai. Se invece puoi parlare con le persone, allora le persone ti dicono qualche cosa, ti mostrano qualche cosa. Per esempio, ricordano una cosa che hai detto in uno spettacolo, oppure ho fatto una tesi sullo spettacolo che ho visto. Allora ti accorgi che comunque puoi avere dell'influenza. Quello che mi piace dire ai ragazzi che me lo chiedono, che mi sorprendono, perché abbiamo una distanza tale per cui nella maggior parte dei casi potrebbero essere figli del mio terzo matrimonio, e quindi mi sembra molto ampia la distanza, ma per qualche motivo c'è una lingua che loro considerano accessibile, che evidentemente non ha così tanta età, e secondo me è la lingua di essere appassionati di quello che fai. Se tu mostri di essere appassionato di quello che fai e hai una cognizione del fatto di essere un privilegiato, che quello che stai facendo è ogni giorno un privilegio, per cui devi essere grato, allora forse ti accorgi che sei una cosa naturale, spontanea, e dove tu ti stai impegnando a cercare un tema, una storia che inizi in un modo, un contributo, ovvero sia nell'ultimo spettacolo in cui sono coinvolto, io devo interpretare Luigi Riva, icona del calcio italiano, a oggi il miglior marcatore della storia del calcio azzurro, che attraverso un telefono tipo quelli che ci sono in Giappone, i telefoni del vento, quelli con cui i giapponesi, che sono i più grandi manutentori del ricordo, chiamano chi non c'è più, perché se puoi ricordare, allora non sei andato per davvero. Io immagino che Luigi stia chiamando suo padre, che lui ha perso quando era molto giovane, e i ricordi che lui ha di suo padre
e le cose che non ha fatto in tempo a dirgli e soprattutto nel suo caso a fargli vedere, perché quando muore il papà di Luigi, Luigi è un ragazzo della provincia italiana, ma poi diventa appunto il più grande marcatore della storia del calcio azzurro e lui ha questo rimpianto di non avergli fatto vedere che aveva preso tutto da lui e quanto era diventato bravo, perché spettava a suo padre dirgli che era stato non solo bravo ma più bravo di lui, perché lì i ragazzi diventano uomini perché te l'ha detto il tuo papà. E io immagino questo suo rimpianto. Quel giorno stavo c'era presente allo spettacolo Billy Costacorta, centrale difensivo del Milan, uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio italiano. Mi viene fa, anche per me, io non ho mai potuto far vedere a mio padre chi sono diventato. Mio padre se n'è andato quando io ero uno sperso giovane della provincia di Varese. E poi invece sono stato tante volte una persona che dal punto di vista sportivo era in cima al mondo e io non gliel'ho mai potuto far vedere. E io questo lo soffro, è dentro di me. Magari non lo vado a cercare, ma se so in che tasca ce l'ho. E lì in quel momento non ci pensavo mentre stavo facendo quella cosa e poi ho pensato, guarda che può essere più comune, adesso lascia perdere i grandi campioni dello sport, può essere comune a qualsiasi ragazzo che cresce senza poter mostrare all'uomo più importante della sua vita chi è diventato. E magari quando lui se n'è andato non aveva con te un buon rapporto, nel senso che magari era critico, ostico, quasi conflittuale, e invece oggi mi direbbe, ah però, guarda cosa sei diventato. Avevi ragione tu. Ecco, quella parte non ce l'hai. Faccio vedere il prossimo film. Gran Budapest Hotel. Questa è proprio la sua estetica. Anderson è la sua estetica. Ti amo. E io amo te. Abfahren! È un'impresa guadagnarsi la devozione di una donna come lei per 19 stagioni consecutive. Sì, signore. È molto affezionata a me, sai? Sì, signore. Ma non l'avevo mai vista così prima. No, signore. Tremava come un cane che fa la cacca. Invero? Corri alla cattedrale di Santa Maria in Bruckner Platz, compra mezza candela semplice, fatti dare 4 Klubeck di resto, accendila nella sagrestia, recita un breve rosario, poi vada a Mendola e prendimi un cortesano cioccolà. Se ti restano dei soldi, dagli allo strascarpe storpio. Subito, signore. Aspetta. Tu chi sei? Sono Zero, signore. Il nuovo Lobby Boy. Zero, hai detto? Sì, signore. Non ti ho mai visto né sentito parlare di te. Chi ti ha assunto? Il signor Mosher, signore. Signor Mosher! Sì, Monsieur Gustave. Devo intendere che lei ha surrettiziamente assunto questo giovanotto con l'incarico di Lobby Boy? È stato ingaggiato per un periodo di prova in attesa di una sua approvazione. Forse, sì. Grazie, signor Mosher. Non c'è di che, Monsieur Gustave. Sarai ora ufficialmente sottoposto a colloquio. Vado ad accendere la candela prima, signore. Come? La candela? No. Esperienza? Hotel Kinski, sguattero, 6 mesi. Hotel Berlitz, scopino aggiunto, 3 mesi. Prima ero sgrassa padelle alla sala banchetti. Esperienza, 0. Grazie ancora, Monsieur Gustavo. Raddrizza il berretto, Anatole. È un piacere, Schneider. La cinque sono inaccettabili. Concordo in pieno. Istruzione? Ho studiato lettura e ortografia. Ho cominciato le elementari. Ho quasi finito. Istruzione, 0. Ora è esplosa. Buongiorno, sì, se lo chiama il maledetto idraulico. Oggi pomeriggio, Monsieur Gustavo. Senz'altro, Fabio. Che diamine è questo? Non mi dà. Famiglia? Zero. Sesto, Igor. Gavin, cosa ti affascina di Wes Anderson? Non so da dove iniziare. Cosa non ti affascina? Esatto. Guarda, ora vedendo così questa clip, ti dovrei veramente... ti devo essere sincero, cioè... ricerco, diciamo, la stessa armonia e simmetria nella mia musica. Cioè, mi piace questo genere di ordine, simmetria, è proprio una cosa che mi piace, quindi la cura dei dettagli è quello che cerco di metterci in quello che faccio, proprio è identico. La sensazione che mi dà è poi mi sento a posto, è tutto preciso, ordinato, non lo so, è bello, però non è algido, è caldo. Sì, magnifica questa spiegazione. Perfetta proprio. Non so se è vero, Io ricordo da qualche parte, forse da ragazzino su Facebook, lessi una tua citazione in cui dicevi che nella tua vita... Tu sei stato ragazzino. Sì, sono stato ragazzino.
in cui dicevi che la tua vita cambia ogni 8 anni. No, il periodo è un po' più lungo. Comunque sì, sì, c'è. Ci sono, sì. Ogni quanto? Nella mia visione reale sarebbe 12, perché io seguo i segni dell'oroscopo cinese, chiamiamolo oroscopo cinese. Io sono maiale, ci sono arrivato per ultimo nella corsa e quindi sono l'ultimo. Mi racconti questa cosa? Cioè io ho a casa mia, io non ho, foto mie non ce ne sono praticamente, però ce n'è una per ogni maiale. Io sono entrato adesso nel mio sesto qualche anno fa, quindi c'è foto primo maiale, c'è 012, 12, 24, 36 e così via. Io voglio vedere una foto di ogni mio periodo della mia vita. E mi sono accorto, un giorno mi sono messo a fare un ideale grafico che la mia ha fatto più o meno 1, 3, 5 bene, 2, 4 male. Adesso sono 6, però sto entrando nell'abrivio di 5, ho la sensazione che poi io tornerò sulla maledizione dei numeri pari. Ma al di là di questo, è perché viviamo varie epoche della nostra vita e io credo che in ogni parte della mia vita io abbia fatto un cambiamento sostanziale, che alle volte non è generato intenzionalmente da me, è generato da circostanze, però io penso che decisamente ci sono molti Federichi diversi e mi fa piacere di essere in questo momento in un periodo fertile, pur essendo avanzato negli anni. Nella vostra carriera, in che cosa avete sempre avuto ragione? E invece qual è stata la vostra più grande sconfitta? Vuoi iniziare tu? No. Io credo al di là dei risultati che ho comunque avuto ragione a prendermi i rischi che mi sono preso nelle cose che ho fatto, perché comunque alla fine, anche quando erano passi intermedi, diciamo, mi hanno portato verso le cose che io volevo fare, no? Quindi in quello diciamo c'ho questo sorta di mantra con me stesso, un po' automotivante, che ho ragione, lo dimostrerò. Meno in questo caso è una cosa, diciamo, che non ho mai detto in pubblico, non ho avuto ragione, diciamo, a livello di risultati. E il mio ultimo Sanremo, di 2 anni fa, in piena pandemia, quindi con il teatro vuoto, sono andato, non so, credo che mi ero preparato tipo Rocky. Ero molto preparato, molto convinto, e anche per la prima volta captavo attorno a me segnali che tutto fosse in bolla, che sarebbe andato tutto come me l'ero immaginato io, e per la prima volta sentivo anche delle cose dentro di me distintamente di output estremamente positivo, cioè vinco. Non è una sensazione che ho di solito nella mia vita questa, Cioè, mi faccio 10.000 domande, ma ho proprio avuto questa proiezione. Non è successo, non so se lo sai, hanno vinto i Maneskin quella volta. non è successo, però ho imparato una cosa. Che delle volte succedono delle cose che nella vita che vanno, ti volano sopra la testa, non vanno al di là di ogni tua convinzione più profonda, di quanto ti sei preparato. Capisco benissimo. Quindi devi semplicemente prendere e ripartire. Questo è quello che ho imparato, diciamo, in tutta franchezza. In che cosa hai sempre avuto ragione? Però io la vedo nell'altro senso. Io la vedo negativamente. Hai visto, Federico? Lo sapevo. Guarda. E ho avuto ragione che non ero capace, non mi sarei comportato male, che avrei sbagliato. E visto dall'altro lato, avevo ragione, ecco. Hai avuto ancora una volta la riprova che non sei capace di controllare alcune parti di te, quando invece non ci vorrebbe granché. Ovvero sia, io per esempio ho una pagina della mia vita che se potessi straccerei completamente. Quale sarebbe? Qual è? Io ho fatto una, per fortuna solo una, puntata di Sky Calcio Show nella mia vita. Okay. Ed era, diciamo, 12 anni fa più o meno. E io per la prima volta ero chiamato a una trasmissione, prima di tutto in diretta, secondo di un argomento che di solito non trattavo, terzo con un'audience molto più ampia che commentare una partita dell'NBA. E io ho sbagliato tutto, ogni cosa, per motivi che poi analizzandomi è proprio, ecco, bravo Federico, complimenti, complimenti. Arrivato lì, anziché essere un minimo condiscendente, lucido, attento,
il tuo spirito originario, cioè in questo caso fu proprio quello che chiamiamo un power trip o un ego trip, ecco, ha preso il sopravvento, quella parte di te che tu detesti, che tu non vorresti mai ci fosse, che però da qualche parte è nel tuo portafoglio, è venuta fuori. Bravo, complimenti. Ancora una volta ho avuto ragione. Non sei adatto a situazioni di quel tipo lì. Quante volte ti capita di pensarci a quella puntata? A me la stessa cosa, ovviamente ho messo questa parte del racconto, ma ovviamente capita questo, cioè come se dai da mangiare a quella parte lì. E questo qua purtroppo se lo prende. Certo. Quante volte ti capita di pensare a quella puntata? Quante volte ci torni? Guarda, io adesso non so perché. Allora, ieri un mio amico Carlo Pizzigoni, che adesso è in Qatar, mi manda una foto, perché Maxi Morales, calciatore, sì, vuole al Racing, quindi è tornato a giocare al Racing. In quella puntata lì, non so perché, mi chiedono di Maxi Morales e io spiego perché si chiama il fraschito. Mm-hmm. E io dico questa da benaggine e me la tengo lì. Recentemente uno mi dice, spesso dopo lo spettacolo, Fede, mi fai un fraschito? Scusa, cioè cosa vuol dire che faccio un fraschito? Dai, dimmi il fraschito. Ma perché devo dirti il fraschito? Poi mi vengono a dire che questa parola, che vuol dire barattolino in spagnolo, ma soprattutto in argentino, per qualche motivo detta allora, è una cosa che invece ha un, non so come si dice adesso, è virale, una viralità o cose di questo genere, cose di cui non avevo nessuna contezza. Quindi quando mi chiedono il fraschito, io so che mi stanno chiedendo quella cosa di quella puntata, che già diciamo non è la mia parte di me, e in più continuamente mi chiedono, mi fai un fraschito? E quindi pam! Ti capisco. Ritorniamo a quella cosa lì. Gamon, chi sta ridefinendo oggi la musica per te? Primo nome che mi viene in mente è proprio abbastanza ovvio, ma chiaramente Kendrick Lamar. Primo nome che mi viene in mente perché è un fatto culturale, non solo generazionale, non solo riguardante la classifica. Ci sono persone, diciamo, che definiscono una stagione, persone che definiscono un decennio, persone che hanno un impatto, diciamo, culturale. Bob Dylan, non si vince un Pulitzer così. E quello per quello che scrivi, non per quello, esatto, che metti in musica. Hai assolutamente ragione. E questa è la cosa che mi piace di più di Kendrick, che grazie al suo talento è riuscito a fare una cosa bella, cioè è riuscito a crearsi lo spazio creativo per ogni volta per orare questa causa di avere un impatto culturale. Cioè non ci deve essere l'ossessione anche di metterci due singoli nel disco, ma regalare una cosa nuova su cui fare un dibattito, tra l'altro, da discutere. Perché dell'ultimo disco puoi discutere, degli ultimi concerti puoi discutere, mi piace, non mi piace, è troppo scuro, puoi andare nel profondo sulle sue posizioni. Sempre nello stesso campo sono anche, per tutt'altri motivi, sono su Jay-Z, ancora di più che per Kanye, perché Jay-Z è stato un modello di tante cose prima degli altri, anche prima di Kanye. Quindi, non so, sono persone che, diciamo, shiftano la cultura, la girano da una parte diversa rispetto a dove era. È così, semplicemente quel mondo non è lo stesso. Io metto solo Tupac, poi amen amen sugli altri due. Certo. Ok. Tra 120 anni altre due persone verranno qua a fare un'intervista. Sì. E la persona che sarà al mio posto farà il vostro nome e dirà Federico Buffa e Gamon. Finisci tu la frase. Federico Buffa era uno che? Era con Gamon quel giorno? Relazione alla vita, dico. Federico Buffa era uno che? Come vorresti essere ricordato? Uno che si è divertito nella sua vita, che ha avuto tante opportunità per fare delle cose che gli piacevano. E ha distillato gli istanti, perché veramente ha avuto tanti regali dalla sua vita e quindi se n'è andato contento di quello che gli era successo. Gamon era uno che? Però non vale, perché se tu mi avessi preso la sua età mica ti dicevo questo. Bisogna anche vedere il momento storico in cui te la domanda.
Guarda in quante maniere diverse si è espresso. Bello, allora si può fare. Che c'è una parte in questo... Sono proprio sincero. C'è una parte molto poco egoista in questa cosa qua. Io lo faccio per esigenza, la ricerca della versatilità, però poi c'è un'altra parte di... Non applauditemi per quanto sono versatile, ma veramente il banale... Se l'ho fatto io, puoi fare anche tu. Cioè, mi sono cimentato con tutto e mi sono messo e giù e ci ho lavorato. Questo però, secondo me, l'artista che ha questo tipo di personalità è giusto che lo dica. E cioè, ma... Non è falsa modestia, te lo dico. No, 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 no. E quello che penso è, però, lui giustamente non parla, lui ha tante doti. È veramente un uomo con molte doti. Grazie. Ha estrema facilità ad apprendere e soprattutto è armato, ed è raro che io utilizzi questo participio passato, ma in questo caso in senso positivo, di una curiosità belluina. Cioè lui è un esploratore. Sì, è vero, cioè, è vero. Non è così semplice è avere tutte queste doti e queste caratteristiche. Quindi lui sta tesaurizzando le doti che ha, e questo sì, secondo me, è il vero messaggio. Non dovete per forza diventare degli artisti, perché devono combaciare tante cose, ma se avete delle doti e avete della curiosità, cercate di metterle assieme. A parte che, ovviamente, che posso dire? Grazie. Ha anche centrato assolutamente. Poi sì, la parte, diciamo, finale ha centrato perfettamente, cioè... Non tutti nelle stesse situazioni, sono nelle mie stesse situazioni, voglio dire. Però, come dire, lo stimolo a cimentarsi invece mi piace darlo. Grazie mille, è stata una figata immensa, figata. Grazie. Immensa. Vi porto con me lì che vi dovete firmarmi il Chuck. Veramente una figata immensa, venite con me. Io sono un po' emozionato prima ascoltandoti parlare, perché sono cresciuto con mio padre che mi parlava sempre di Joe Frazier, era lì, bravo, e quindi... Bravo. Io faccio piccolo. Quindi tantissima roba, davvero. Era tanto che non facevi un'intervista? Sì, così bella, di sicuro. No, beh, però è un piacere. No, davvero. Un giovane uomo sensibile. Poi giovane uomo, mica tanto così giovane. Però gli uomini sensibili sono quelli, secondo me, più interessanti con cui parlare. Prima ci chiedevamo... Se c'è un colloquio. Quando si smette di essere ragazzi. Gli uomini, alle volte, proprio mai. Mai. Uomini mai, smette di essere ragazzi? Uomini mai, sì. E tu? Io? Facile fare l'intervistatore, io quando... te la cavi sempre. Sì. Io quando ho smesso di essere ragazzo, magari forse quest'anno, ho fatto 30 anni, qualcosa mi è scattato in testa.